sigla è andata? Sì? Vi è piaciuta? Sì? Benvenuti alla 12ª edizione delle News di Carletto, il TG News strane dal mondo. Andiamo alle notizie più strampalate. Si ritira a 101 anni il corridore più anziano del mondo, Hong Kong. Si stava preparando per la sua ultima gara di corsa all'età di 101 anni. È il corridore più anziano del mondo e si chiama Fauja Singh, un cittadino britannico di chiare origini indiane. Gareggerà per l'ultima volta a Hong Kong correndo per 10 km, mentre gli atleti più giovani si sfideranno per i tradizionali 42 km della maratona. L'anno scorso ha impiegato 94 minuti per completare lo stesso percorso. Il 101enne non ha potuto entrare a far parte del Guinness World Record perché purtroppo non è in possesso di un certificato di nascita. Singh, tuttavia, che ha iniziato a correre all'età, pensate, di 89 anni, dopo aver perso, ahimè, la moglie, non è interessato però a titoli, bensì preferisce piuttosto raccogliere fondi per beneficenza. Altro che IMSS. Altra notizia. Cucciolo di scimmia allevato da mamma umana. Già. Bogotà, Colombia. Ha bisogno di cure esattamente come un bambino appena nato. Mangia 5 volte al giorno e prende il latte al biberon, o meglio, da una siringa, perché i normali biberon per lei sono troppo grandi. È una scimmietta di neanche 100 grammi di peso, nata il 4 febbraio scorso e presa in cura da una dipendente del centro di fauna selvatica locale, dopo essere stata ritrovata abbandonata sul ciglio di una strada. Marta Silva, questo è il nome della donna che si prende cura del cucciolo, la porta con sé tutto il giorno tenendola al caldo dentro un panno di lana che infila dentro al giubbotto. Le dà da mangiare del latte ad alta digeribilità, arricchito con vitamine. In futuro l'esemplare sarà reintrodotto poco a poco in natura, insieme ai suoi simili, ma per ora ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Marta Silva spiega che è come prendersi cura di un figlio e, avendone già avuti due, è come diventare mamma per la terza volta. Mamma! Altra notizia, in 100 bloccati sulle montagne russe, Dallas, Texas. 100 persone sono rimaste sospese per mezz'ora in aria su un'attrazione dello zoo, quando il treno delle montagne russe si è improvvisamente bloccato. A portare in salvo i passeggeri sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno usato 5 scale allungabili per riportarli a terra. Il sito web del parco di Dallas descrive l'attrazione su monorotaia come l'unica negli Stati Uniti che possa salire e girare portando i passeggeri per 1,5 km attraverso cespugli, deserto, campagna, fiumi e montagne. Lo stop improvviso in aria però era un brivido imprevisto. Full optional. Nuova notizia, si iscrive su Facebook a 104 anni, ma ne può dichiarare solo 99. Grosse Pointe, Michigan. Facebook fa ringiovanire? Sì, almeno su social network Marguerite Joseph, una donna del Michigan di 104 anni, beata lei, risulta infatti averne 99 a causa di un problema che le impedisce di scegliere il 1908 come anno di nascita. Chissà perché. La figlia, Gail Marlowe, che gestisce il profilo della signora, racconta che il sistema fornisce il 1918 come primo anno selezionabile con cui indicare l'età. E parlando con un canale televisivo locale, Gail ha dichiarato che le piacerebbe molto poter vedere la vera età della madre mostrata sul profilo, ma purtroppo il desiderio è destinato a rimanere tale per via di un intoppo del sistema. Il portavoce di Facebook, Andrew Noyce, ha dichiarato a Associated Press che il social network sta lavorando per sistemare il problema. Ah, caro, allora, visto che ti trovi, guarda che Siderno Marina non è in Sicilia. Grazie. Penultima notizia, bimba 3 anni resta incastrata nella lavatrice, salvata dai pompieri. Lin, Cina,
Una bimba di 3 anni è rimasta prigioniera della lavatrice in casa mentre stava giocando. Guarda un po'. L'incidente, che ha avuto un lieto fine, si è verificato a Lini, nello Shandong, uno stato cinese. A liberare la piccola, che era intrappolata nell'elettrodomestico dalla vita in giù, sono stati anche qui i vigili del fuoco. Per tirarla fuori, i pompieri hanno usato seghe a mano o elettriche. Inoltre, durante l'intervento, hanno provato a distrarre la bambina offrendole delle caramelle. Non era la prima volta che la bimba giocava con la lavatrice, ha riferito la mamma della piccola malcapitata. Ma una casetta delle Barbie no, eh? Vabbè. Ultima notizia. Il bimbo è allergico? Allora a scuola ci va un robot. West Seneca, New York. Il piccolo Devon Carroll, 7 anni, non può frequentare la scuola a causa di una serie di allergie che ne mettono a rischio la vita, ma grazie a un amico particolare riesce a seguire lo stesso le lezioni. Il bambino, che vive alla periferia di Buffalo, stato del New York, è infatti presente in aula grazie al robot V-Go. Il droide, controllato in remoto, ha una connessione video in wireless ed è dotato di ruote che gli permettono di muoversi. In questo modo, Devon può spostare il suo alias nella scuola, interagire coi compagni e girare nei corridoi, oltre che seguire le lezioni. I ragazzi della Winchester Elementary si comportano con il V-Go così come farebbero se Devon fosse davvero lì con loro. Il bambino va a scuola da ormai un anno tramite il robot e dopo tutta questa esperienza afferma che usare il V-Go è come giocare con un videogame. Da quando è stato presentato nel 2011, il robot ha già aiutato altri bambini in difficoltà a seguire le lezioni. Bene, ve lo volevo dire, chi vi parla non è Carletto, ma è il suo V-Go. Era questa l'ultima notizia, droide del TG di Carletto, news strane dal mondo. Grazie per l'attenzione, appuntamento alla prossima settimana. Sono il Vigo. Carletto è a letto con la febbre.